Ehi la ciurma, io sono Mezzatest e benvenuti in questa forse nuova serie. Terminato Book of Demons, avevo voglia di fare qualcosa di nuovo e non riprendere Expeditions Conquistador o Alienbreed. Avevo questo gioco che girava per un po' nell'inventario e è uscito da poco dall'Early Access e avrei intenzione di provarlo un po' con voi. Vediamo se se ne può fare una serie, se invece no. Proverei almeno un paio di episodi a giocarmeli con voi. Non l'ho ancora mai aperto, non l'ho ancora mai giocato. So che è un gioco di combattimento navale contro dei mostri, di gestione anche di risorse, di equipaggio, eccetera, eccetera. Vedremo un attimo se ci convincerà oppure meno. Oh, andiamo un attimo, vediamo a vedere i settings. L'abbiamo messo in alto. Niente V-Sync. Questo ci può stare. Audio. Va bene, se poi è troppo alto, modificheremo. Ok, ma spero che ci dirà qualche cosa. Allora, main campaign. Oppure c'è il free play. Cult campaign. Haunted Seas. O Combat Campaign. Beh, io direi che iniziamo con quella principale, così magari ci spiega un po' tutto. Poi queste altre opzionali penso che siano. Vediamo un po'. Allora, il viaggio dei Severed, non so cosa siano. Allora, scappa dal culto di Alifron e impedisci loro la dominazione del mondo. La campagna principale ha un tutorial completo per quelli che giocano Abandonship per la prima volta, ottimo. Ha degli autosave mentre giochi. Se trovi Captain's Logs, puoi fare dei manual save. Ok, dei salvataggi manuali nel porto. Ok. Ah, new game name, vabbè, My Adventure, ci può stare. Tutorials on, sì, difficoltà normale, Iron Captain Mode, cos'è? Iron Captain Mode means you will not be allowed to create manual saves. While your progress is auto-saved, you cannot resume from Captain Log save and death is permanent. This mode is only advisable if you are a veteran captain and you are willing to risk hours of progress if you die. No. Direi di no. Qui disabilita il tutorial, no, quindi no. Player generated names. Ok, ci può stare. Quick start mode. No, ok, World Seed, va bene. Mi auguro che ci sarà meno da cliccare che non in Book of Demons, dove stavamo morendo negli ultimi episodi. Bellissima immagine, mi piace. A Wild Curse. The birth of a monster. In that moment, the final strand is cut. A burst of clarity, the horror of your recent existence dawns upon you. Escape is all you can think of. Quindi un mostro e noi cerchiamo di scappare. The tentacles flail wildly in the water. People drop to their knees. Some throw fear, others with adulation. Their God is manifest. Quindi alcuni sono terrorizzati, altri invece lo adorano come un dio. You watch from your position of privilege on a private balcony. You notice your two bodyguards are distracted and enraptured. Ok, quindi noi vediamo da una situazione di privilegio, siamo in una balconata privata e con dei bodyguard. Strike them down, flee this accursed place. Ah, quindi possiamo buttare giù le nostre guardie del corpo e scappare? Instinctively grabbing something, you smash it down on the head of the first guard. Shocked, surprise registers on the second before he too is down. You are unsure whether they are dead or conscious. You feel a drip from your fingers. You look down at your improvised weapon, a small idol of father. It is cracked and has cut your hand. You are drifting, but something inside snaps you back to the reality. You have to move fast. The cells offer the safest route to freedom. Ok, quindi abbiamo tirato giù i nostri bodyguard con una statuetta che ci ha ferito perché si è un po' rotta. Colpendoli, non sappiamo se li abbiamo uccisi o se abbiamo solo mandati in
coma, insomma, non, si sono perso conoscenza, insomma, e niente, dobbiamo muoverci e scappare. Scappa. You stride into the prison with feigned authority, no matter the place is unguarded in our, no, there, moment of trial. Escaping alone will be futile, so you grab the keys from the guardroom and approach the prisoners. Ok, quindi andiamo in prigione e non ci sono guardie perché sono tutti là a festeggiare e prendiamo le chiavi per liberare i prigionieri. Ah, ok. Ah, questo siamo noi. E possiamo scegliere chi liberare, quindi. Ok. Ah, qua abbiamo Sven van Rosma. Che the navigator grants a bonus to performing ship maneuvers. Ok, questo è un navigatore, molto buono come navigatore. Probabilmente questi sono randomici ogni start. The gunner is an expert at reloading weapons. Ok. Accuracy. All'ultima ce l'hanno diversa. Evasive maneuver. Ah, queste sono uguali per tutti. Poi questa varia. In base alla classe. Sì. The Marine is a trained melee fighter useful for boarding actions. Quindi questo qua è uno per gli abbordaggi. Un combattente melee, diciamo. Quindi ha un po' più di melee e ha un dodge. Ok. The sergeant can hear. Ah, lo dice anche qua. Marines have a dodge. Only Marines have a dodge skill. Qua dirà only gunners have accuracy skill. Only navigators have evasive maneuver skill. A surgeon can heal crew outside of a sick bay. Ok, quindi è un medico questo. The sailor repairs the ship at a faster rate. E quindi questo qua è invece un marinaio. Non lo so, io prenderei un navigatore più che altro perché devo saper guidare bene la nave. Questo è vero che ha skill di navigazione come me. Io che cos'è che ho qua? Leader, vabbè, ok. Prenderei questo. Ne posso liberare altri due ancora. Prenderei il cannoniere e il marinaio. Sì. Proviamo. You and your new companions surge through the labyrinthine passages. Finally, a door. Light seeps in through cracks in the frame. Ok, scappiamo dai passaggi labirintici. Finalmente una porta. Niente. Sfondi la porta e esci. You close your eyes for a moment as the sea breeze brushes your face. Looking down the winding path ahead, you see what you had hoped for. A ship at anchor. Ok, c'è una nave ancorata nel porto. It was likely stolen and repurposed by the cult. Tempted to put it back to better use. Quindi sto scappando da un culto, loro l'hanno rubata e andiamo a rubargliela di nuovo. Fichissima, mi piace. Select crew. Select a crew number by left clicking them. When selected, they will have an orange outline. Ma mi dice anche che con i numeri posso selezionarli, vero? Sì. Che è comodo perché c'ho i pulsanti sul mouse, quindi è una buona cosa. Avere sul mouse con il pollice la possibilità di scegliere i membri dell'equipaggio. Il primo è il mio, poi gli altri probabilmente saranno in ordine quelli che ho scelto. Quindi il secondo è il tizio, il terzo è qua, il quarto. Dopo proviamo. Muovi con il clic destro. Se fai sulla nave salirà a bordo. Ok, quindi saliamo a bordo. Che salto fa! Lol. Muovi tutte le. Ok, posso fare così per selezionare, ma voglio prima vedere se sono 2 e lui, 3 e lui, 4 e lui. Sì, ottimo. Ah, sono in ordine anche qua sotto, bene. Quindi se faccio 2 e lui, ok, seleziono questi e mando anche a loro il comando, ok. Ottimo. Cut the ropes. Taglia gli ormeggi per salpare. Ok, allora facciamo. Tu taglia questo e tu taglia questo.
Ok, ma dobbiamo andare a navigare. Il 2 lo manda a navigare, che è quello più bravo a navigare. Ok. Dozens of furious cultists charge the jetty as you pull away, a high price at their head. His scream reaches your ears and drips with scorn. Quindi i cultisti scappano fu cioè escono fuori furiosi e mi vedono andare via. E un prete, un alto sacerdote, li guida e urla: Heed me, betrayer! Our father knows and sees you always. You will never escape his embrace. Dice che il loro padre, che è questa divinità che hanno evocato probabilmente, ti vede sempre e lo sa. Non scapperai mai dal suo abbraccio. As he speaks, the other cultists disperse, no doubt to begin their pursuit on their own vessels. Ok, iniziano a inseguirci con i loro vascelli, probabilmente. They'll be sending ships after us. Let's get out of here. Ok, dobbiamo andare a scappare via veloci. The coastal fortifications open fire on the ship as it leaves the jetty. Mortar shells incoming. Ok, come schivo qua? Aia, aia, aia. Come schivo? Oddio, no, mi ha colpito quello? È incapacitato. Ok, se non lo tiro su, niente, non sopravviverà. Quindi, chi è questo qua? Ok, comunque sarà inconscio adesso, però non muore. The barrage has damaged the ship hull. Ok. In the bottom left of the screen is a bar that shows the hull health. If this bar is emptied down, then the ship will sink. Ok, sì, se finisce la vita, affonda la nave. Allora, nave divisa in sezioni. Durante il combattimento, a basso destra dello screen, dello schermo, ci sono le sezioni con la loro vita. Ok, la vita delle varie sezioni influenza quanto possono performare bene. La vita gialla implica che è a metà, cioè effettiva al 50%, la vita rossa dice che non funziona per nulla. Ok, quindi però abbiamo ancora tutto a posto. Your crew can repair ship section. Posso mettere in pausa? Sì, grazie. Seleziona uno e muovi il mouse sopra l'area circostante. Ok, noi avevamo il marinaio che è quello che ovviamente è tirato giù, vabbè. Prendiamo il nostro capo qua. Ok, gli do il repair section. Poi dice che più ce n'è meglio è. Quindi ho il 3 è morto. No, ripara. Allora, l'uno ripara. E il 2 guida. Non so perché gli hanno dato il. Ah no, l'uno sta riparando il coso là. Ah, possiamo curarli mandando alla medical table. Quindi allora lui. Vai qua a curarti. Ok. E tu vai. Cos'è che era danneggiato di altro? C'era altra roba danneggiata, scusate, questo. Questo cos'è che è danneggiato? Ah, questi? Ok. Anche tu vai qua. Ok, questo si è curato, vai a guidare allora. Oddio, sparano ancora, eh? Oddio, ok. Ok, delle robe che ci bucano lo scafo. Ok, se sentiamo la campana vuol dire che il livello dell'acqua sta salendo ai livelli critici.
Oppure se la vita è molto bassa. Allora, tu vai là e tu vai qua. No, scusami, il 2 volevo selezionare da mandare qua. Ok, 2 ritorna là. 3 vai. Cos'è che mi dice? Puoi diminuire usando le pompe. Il livello dell'acqua usando le pompe. Questo è il livello dell'acqua, ok. Ok, e l'uno. Ottimo. Siamo quasi fuori dalla loro portata. Arriva ancora un altro fuoco di sbarramento. Via, via. Tu allontanati un po' che non si sa mai. Aia. C'è il fuoco. Ok, allora vai qua e estingui. Ok. Ah, si sono messi anche a riparare in automatico, ottimo. Ok, siamo fuori dalla portata, ma dobbiamo stare attenti, probabilmente. Ok, leave combat, possiamo andare nella mappa. Escape capture, you're in great danger while you are so close to the cult fortress. Ok. Sì, siamo ancora troppo vicini perché qua è la fortezza. Ah, sono delle fortezze del culto di sto tizio qua. Del father. This is the exploration mode. You move your ship by clicking on an area. Ok, if you prefer, you can hold down the mouse button and your ship will move towards wherever your position with the mouse cursor. Ok. Quindi se noi selezioniamo così, ok. E mo? Aia! Mi sparavano ancora. Cos'è questo? You can see the whole map by clicking on the highlighted button. Ah, e ci sono delle zone in cui andare. Cioè, ci puoi passare in altre mappe, altre zone da mappa. Oltre ci sono dei mari troppo tumultuosi. Ok. Ah, solo nei cancelli possiamo passare, cioè senza problemi da un'altra zona. Ok, quindi dobbiamo scappare dal mare là sotto. Quindi allora torniamo qua e andiamo giù sotto di qua. Cos'è questa roba? Metto 10 qualcosa. Ah, il cancello è bloccato, dobbiamo fare degli eventi. Left click on into say this will trigger the event. Ah, un culto di pattuglia, c'è cioè una nave di pattuglia del culto, ci è capitata addosso. Dobbiamo combattere con loro, insomma. E non avere pietà alcuna. Direi che finiamo questo evento, poi finiamo anche il primo episodio. Remember the lessons you have learned so far. Allora, man the cannons, fancy the enemy. Our crew member can man an entire battery of cannons. Left click a crew member and right click on the cannons to man them. Ok, c'è il 3 che era l'addetto ai cannoni. Però mandiamo anche il nostro capitano, magari. Weapons will reload if someone is manning them and the section health is not in the red. Keep the cannons manned until the reloading bar turns blue. Ok, devono caricare fino a che non arriva blu. E poi dopo possono sparare, suppongo. Aia! Bravo, ripara. Ok. Now the weapons are loaded. Open fire. Left click on the weapon button to select it. The mouse cursor will also turn into a crosshair. Move this over the enemy ship and right click to confirm the sender. The order. Fire two barrages at the enemy vessel. Posso sparare qua o qua? Sparo le vele?
Spariamo le vele? You can set a weapon to auto-fire by right-clicking on the weapon button. Auto-fire can be toggled on each weapon or battery and means it will continuously fire at your target area. Set auto-fire on one of the cannon batteries by right-clicking on the weapon button. Ok. Pause the game by pressing the space bar. L'ho già fatto. You can also click the highlighted. Ok. Each crewman has a specialty. A crewman assigned to their specialist role will confer bonuses. This efficiency will often mean that the difference between glory and the briny depths. Ok, quindi dice chi è specializzato in una roba fagli fare quella roba, ha senso. Hover the mouse over the highlighted icons in the bottom left of the screen to see their skills. Ok. Sì, è quello che abbiamo visto prima. Ha senso. Va bene, dice che se ti muovi su una cosa ti spiega meglio che cosa fa. Sì, va bene. Allora, vogliamo avvicinarci alla nave nemica. La distanza è indicata qua. Puoi scegliere la distanza selezionando queste freccette qua. Muoviamoci più vicino. Ok, non possiamo avvicinarci o spostarci se non c'è nessuno al timone. Ha senso. Ah, che succede? Si stanno muovendo lontano loro perché vogliono mantenere la distanza. Ok, se gli distruggiamo la parte del timone, loro non possono allontanarsi. Quindi, allora, dice, prendiamo questa qua, teniamo quella caricata qui. Allora, tu vai qua a caricare quella, così almeno siamo sicuri che sia a posto. Stiamo riuscendo ad avvicinarci comunque. The chain shot can only aim at the sails, but deals high damage to them. When it is ready to fire, left click on the weapon button to select it. Move the crosshair over. Ok. Dice, con questo possiamo sparare solo alle vele, però è molto efficace e dice di sparare fin tanto che non le distruggiamo del tutto. No, mettiamolo in autofire, scusami. Questo cos'è? Ah, questo qua è come si chiamano? I mortai, tipo, che spara alla gente, praticamente. Tienilo caricato. Aia, tu stai riparando la roba qua. Hai della roba da riparare? No, questo come si ripara, scusami. Qua ci hanno danneggiato questi cannoni. O questo? Boh, non sta riparando niente. Ah, spara là. Bravissimo. Let's run the enemy. Ah, quando la maneuver bar è piena. Possiamo run? No, scusa sia. Ok. Ah, sta sparando in automatico adesso. Ah, ramming damages the enemy hull. Ok. Ah, ci andiamo contro di loro, ci avviciniamo di brutto.
Ah, ci sarà un test di Brace for Impact. Teniamoci forte, insomma. Se lo fallisce, non riusciamo a fare l'abbordaggio. E quindi si interrompono momentaneamente quello che stanno facendo. Ok, quando appare una cosa dobbiamo cliccare, altrimenti falliremo il test. Ah, visto che è il nostro primo test, ce lo fa cliccare adesso. Ah, loro hanno fallito. E uno è stato sbalzato anche fuori. Posso mandare della gente qui per salvare quelli affogati, altrimenti, cioè quelli in mare, altrimenti affogheranno. Ok, se già noi abbiamo qualcuno in mare, dobbiamo fare attenzione a mandare qualcuno là perché altrimenti ci affoga. Ora finiscili. Allora puoi andare indietro e continuare a sparare dalla distanza, oppure puoi andare all'abbordaggio. Ok. Possiamo vincere in tre modi: o facendoli affondare, o distruggendogli il cargo, o cioè lo scafo, oppure cioè, uccidendoli tutti. Direi che visto che siamo in 4 potrei quasi quasi tentare l'abbordaggio. Ci proviamo così, vediamo anche l'abbordaggio. Ok, l'altro affogato. Non abbiamo preso troppo danno. Beh, un po' sì, ma eravamo comunque 4 contro 2. Ok, alla fine della battaglia possiamo prendere quello che era di valore. Sì, come dice, adesso non hanno reagito combattivamente come succederà la prossima volta perché era un tutorial. Quindi la prossima volta preparati che sarà più difficile. Ok, abbiamo preso 20 di non so che cosa, monete, penso. Non devi preoccuparti di parare le tue sezioni o curare la ciurma. Questo viene fatto in automatico quando torni nella mappa di esplorazione. Finché hai le pompe che tolgono l'acqua. Tornare nella esplorazione ti toglie anche l'acqua che c'è a bordo. Quando sei pronto, premi il pulsante e torna nella parte di esplorazione. Ok. Posso riparare la loro nave, scusami? Perché? Boh. Vabbè, niente, andiamocene. Ok, adesso possiamo uscire. Ma direi che vedremo che cosa succede fuori solo nel prossimo episodio, perché adesso mi sa che ne abbiamo già giocato abbastanza per oggi, e l'episodio è venuto quasi di mezz'ora. Io vi invito a lasciare un mi piace e un commento qua sotto per dirmi anche cosa ne pensate di questa nuova serie, se vi può interessare il gioco, e iscrivetevi se per caso non l'aveste già fatto. Ciao a tutti! Buona giornata.